Secondo me il risultato più importante per i cittadini è che finalmente, grazie a tutto il lavoro che è stato fatto, cioè è evidente una riduzione dei costi sia del personale che dei servizi per circa 800.000 euro, e questo ha portato a una riduzione della tariffa che verrà determinata a breve di oltre il 10%. Una notizia secondo me importantissima, soprattutto in questa epoca storica dove tutto è in aumento, l'energia elettrica fra tutti e l'acqua è in diminuzione. Questa è la prova del fatto che abbiamo lavorato bene in questi anni, un lavoro fatto grazie anche a tutti i sindaci che ci hanno sostenuto, e quindi questa è anche la loro vittoria per i loro territori e per i loro cittadini. Siamo molto molto contenti. Anche nell'assemblea odierna ci sono state delle assenze da parte di alcuni comuni. Allora, qualcuno mi ha chiamato perché oggettivamente l'orario 9.30 di mattina non era semplice per chi lavorava, perché aveva degli impegni. Qualcun altro avrà deciso di non venire, e credo che siano quelli che hanno deciso di non sostenere questo consiglio di amministrazione, e quindi quelli che non sono contenti che siamo arrivati a un abbassamento della tariffa, quelli che non sono contenti che c'è stata una diminuzione dei costi, quelli che non sono contenti che questa azienda sono circa 3 anni che fa un utile di oltre 1 milione ed è un utile che verrà consolidato anche nei prossimi 3 anni. Io non so francamente che cosa si possa, quale tipo di critica si possa fare oggi alla Ruzzo Reti per come si è presentata davanti a questo piano, nuovo piano industriale. Con Teramo i rapporti come sono, nello specifico? Io non sento il sindaco di Teramo, non l'ho in realtà mai sentito, quindi non ho rapporti fondamentalmente. Riguardo al futuro riaffidamento del servizio alla Ruzzo Reti, ci sono preoccupazioni, insomma da molte parti vengono espresse preoccupazioni, la realtà qual è? Ma la realtà è che in regione il consigliere Mariani ha presentato un emendamento che ha prolungato la concessione del servizio idrico non solo per noi ma per tutti gli acquedotti in scadenza fino al 2027. Noi non abbiamo particolari problemi di preoccupazione, anche perché proprio anche questa ripresa dimostra il fatto che problemi non ce ne sono, e in più c'è questa proroga che aiuterà maggiormente, quindi 2027 sarà un Ruzzo, ritengo, ancora, se continuerà questo piano di risanamento, veramente non dovrà temere nulla.